Gian Giacomo Poldi Pezzoli, il proprietario di tutto il palazzo, aveva scelto di dedicare un'ala di questa sua dimora a casa in cui evocare in ogni stanza un'epoca del passato, attraverso la produzione artistica, quindi attraverso la bellezza. Una bellezza del saper fare italiano che ha caratterizzato il passato, il contemporaneo e il futuro. L'unicità quindi di una grande qualità artistica che gli italiani hanno nel loro DNA. La Casa Museo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli possiede una delle icone di Milano, il famoso ritratto di fanciulla di Piero del Pollaiolo, un ritratto del Rinascimento che incarna l'ideale della bellezza femminile. Non è forse l'opera più importante, ma è sicuramente l'opera che il pubblico ha scelto. Ma ci sono anche Piero della Francesca, due Botticelli meravigliosi, la Madonna del Libro, Bellini, Mantegna, una Madonna col Bambino, quindi, e poi un bellissimo gruppo di opere del vedutismo veneziano. La Casa Museo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli ben volentieri ha organizzato una serie di mostre. Ospitiamo in collaborazione col Club degli Orafi una serie di oggetti, di splendide oreficerie che di nuovo sottolineano la qualità e l'invenzione. È un luogo speciale, con grandi capolavori, perché Poldi Pezzoli aveva deciso di scegliere la qualità, la bellezza da condividere con tutte le persone, dagli artigiani a tutti i visitatori, perché il futuro italiano fosse davvero straordinario.